Non aggiornata del campionato di Serie D girone D, ben 17 le marcature frutto di 5 vittorie interne, 3 successi esterni e 2 pareggi a reti bianche, quelli tra Sasso Marconi e San Maurizio e Atletic Carpi Mezzolara. La nostra catena di gol inizia dalla vittoria esterna dei Fanfulle in casa dell'Azione Milano, raggiunta al photo finish con i gol di Modua all'84esimo. Successo interno invece dalla Bagnolese contro la Tritium, Michel apre le danze, il raddoppio perviene di testa ad opera di Cortesi, nel mezzo un penalty sbagliato dai rossoblù di casa, la Tritium rientrava in partita per qualche minuto grazie al gol facile facile di Scaramuzza, ma l'86esimo spezzava i sogni di rimonta, i gol di Marani per il 3-1 finale. Vittoria importantissima del Ravenna in esterna sul campo dell'Agnanese, di testa la sblocca nella ripresa a Runa, al 90esimo la chiude definitivamente Spinosa. Vittoria di misura del Prato di Amelia sul Forlì del debuttante Gadde in panchina, decidere il match ci pensa Pardera al minuto 64. Vittoria all'inglese per il Rimini, timbrata dal vantaggio di Piscitella e messa in archivio dall'Eurogol di Ferrara con una splendida volée che non lascia scampo all'estremo ospite Mora. Vittoria di rigore invece quella del Lentigione, ben 3 rigori assegnati ai padroni di casa, con Caprioni che segna nel primo caso, sbaglia nel secondo e nel terzo caso lascia l'incarico a Formato che si grava così in definitivo 2-0 ai danni del Progresso. Vittoria anche per il Seravezza sul Borgo San Donnino, tiro a giro di Saporiti al 56esimo della ripresa, Bigotti approfittando dell'incertezza di Lago Marsini ristabiliva la parità, mentre all'80esimo Vecchi deviava in fondo alla rete il colpo di testa del definitivo 2-1.